Ciao a tutti, siamo qui per realizzare insieme una serie di esercizi importantissimi per la circolazione e lo scioglimento delle caviglie. La richiesta mi arriva in particolare da Sara, che salutiamo, ma naturalmente è rivolta a tutti coloro che mi seguono e che hanno voglia di sgranchirsi un poco e di fare dell'attività sana. E nello specifico ci dedicheremo a una sezione del nostro corpo, ovvero piedi e caviglie, per esercitare una zona che viene particolarmente colpita da dolorini, gonfiore, nonché eventuali storte da cadute accidentali. Nel momento in cui effettueremo questi esercizi quotidianamente o comunque ogni qualvolta ne avremo l'opportunità, sicuramente daremo un toccasana al nostro corpo e rafforzeremo le caviglie, tale che dovessimo inciampare o cadere, sicuramente saremmo preservati meglio da eventuali storte. Bene, iniziamo subito e buon lavoro! Cerchiamo di tenere i piedi paralleli, un po' separati fra di loro, ma comunque puntando le dita in avanti e inizieremo facendo 4 serie da 8 nelle quali alterniamo la mezza punta, prima un piede e poi l'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terzo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quarto 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se doveste sentire qualche cric cric o scrocchiamento, poco male, vuol dire che si sta sciogliendo tutto. A seguire faremo 2-8 dello stesso esercizio, ma con i piedi contemporaneamente su e giù. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Benissimo, andiamo al secondo. Portiamo il piede avanti. Un po' di scioglimento caviglia da un lato, un po' di scioglimento dall'altro. Cambio piede. Un po' di scioglimento di qua, un po' di scioglimento di là. E via. Cambio lato, faccio la stessa cosa lateralmente. Un po' di scioglimento di qua, un po' di scioglimento di là. E chiudo. Dall'altra parte un po' di scioglimento di qua, un po' di scioglimento di là. Se abbiamo la necessità di avere più equilibrio, possiamo anche appoggiarci a un muro, a una sedia, come desideriamo. Dopodiché porto avanti il piede e faccio flex, point, anche questo per 4-8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, terzo, 3, 2, 3, 4, 5, 6. 7, quarto, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio piede, uguale identico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo. 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quarto, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uguale laterale, ricordiamoci di tenerci da qualche parte se non abbiamo equilibrio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terzo, 7, 8, quarto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uguale dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completiamo con l'ultimo esercizio, ve lo mostro di profilo, come se fossimo dei torelli, quindi volessimo scalciare indietro qualcosa. Facciamo 1, 2, 3, butto proprio indietro, 4. 5, 6, 7, 8, per 3, 8, 3, 5, 6, butto via, 7, terzo 8, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
Buttiamo proprio il piede fuori come a coppetta, volendo buttare le dita all'indietro, quasi a raggiungere il gluteo. E voilà! Facciamo queste sequenze di esercizi mostrate per 4 volte consecutive, possibilmente 3 volte a settimana. Vedrete che ne trarrete giovamento. Buona giornata a tutti!